Salve. Buonasera. Cosa sto facendo? Niente, sto guardando la situazione. Cosa ne pensa? Un po' grande. Beh, sai che questo è il tuo destino per oggi? No. Come no? Bentornati in questo nuovo video. Oggi qua abbiamo Mattia Guadagnini. Buongiorno a tutti. Cosa che fai tu? Io ho motocross. Ci provo almeno. Non c'entra niente. Allora, in realtà è qui perché è mio teammate. Sono qui a caso, diciamo. E allora abbiamo detto: ciao, vieni qua che facciamo un giro in bici. Non perdiamo tempo. Andiamo al quartier generale, presto. Questo lo faresti? Questo può essere. Per questo devi fare. Come fare anche gli altri? È quello il problema. Vabbè. Niente, allora per la linea rimandata, un altro video. Bello. Questo video è finito, ciao. Niente, stavamo scherzando comunque. Allora, spiega perché sei venuto qua. Non lo so neanche io in realtà. Ma ti è venuto perché deve imparare a scendere da lì e fare backflip lì. Giusto? Sì, giusto. Brava, sempre attiva lei, sul pezzo. Allora, adesso mangiamo la pappina, perché io ho già fame. E dopo pomeriggio spacchiamo il gonfiabile. Allora, ci siamo o no? Oh! Non vedere che bici hai portato. No, non farlo. Guarda che merda. Peserà quanto un panzeri e mezzo questa. Ma guarda te. Meglio che te ne do una io, va. Visto che sei un ospite speciale per questa tua prima visita, ti daremo l'onore di accendere il gonfiabile. Sì. Vieni con me. Allora, devi alzare il bottone qui. Quale? Quello grosso. Tira su. Vai. Vedi, non succede niente. Wow. Oggi sei così fortunato che avrai anche l'onore di usare una bici in prestito nuova di pacca. Questa è già una signora bici, tra l'altro è già venduta, quindi se facciamo danni. No, facciamo presente all'acquirente che ha un valore aggiunto, perché è stata usata da lui. Giusto. E mica un pirla, Una bella latina. Non ci credo! Hai visto anche tu? Cazzo, mi sono rimasti attaccati i pedali. La miseria delle clip. Bene, abbiamo guardato il replay e Mattia ha già provato mezzo backflip in flat. Sono già a buon punto, dai. Perfetto, dai. Allora, rifacciamo bene, per favore. Bravo. Come la senti? È già tua, no? Sì. Bravo. È un ollie 100 senza piegarmi il cerchio. Wow! Attenzione. No, ma è stato solo l'inizio. Male, dai. A comando, a posto, oggi puoi imparare anche 3-6 allora. Sì, non lo sapevi. Visto che qua facciamo le cose fatte bene, giusto. Prima di tutto facciamo fare un po' di riscaldamento a Mattia in Pantra, che sui panettoncini che ha costruito il Panzerator. Grande, che perché... aspettiamo. Vai, allora tiro io o tiri tu? Tiro io. Andiamo piano. Guarda che è una Pantra che è abbastanza estrema questa, lì è un po' strana. Oh, attenzione, fuori pista! Sai perché le gobbe sono così strette? Perché il Panzeri, quando l'abbiamo costruito, le provava e usciva sempre a smussate tutte. Io sono già caldo. Madonna, mi dà via, ragazzi! Mi dà via! Cosa dici, proviamo due salti qui o no? Sì. Ti passo un po' di metallo. Wow! Non ho del controllo qua. Non è messo così male il ragazzino, comunque. Ti spiego come si usano, aspetta. Guarda bene, Ok, al contrario c'ho ancora paura. Tutto tuo. Ma ci è mancata la rampa come. Matteo, cosa ne pensi? È dentro! Passato tutto! Di qualcosa! Damn. Direi che siamo caldi. Circa. Allora possiamo andare giù, dai. Facciamo i seri. Senti, questo è il suono della vaccona. Allora, ti spiego una cosa, quando vieni qui devi avere un obiettivo, sempre, devi dichiararlo però.
Voglio fare il backflip oggi. Mezzo l'ho già fatto, basta fare l'altra metà. E basta. No, poi si vede man mano gli obiettivi. No, dimmi tu allora. Va bene. Va bene così, sì, dai. Prendi la bici così. Sì, e te la porti su così. E trick e track. Vai, sei ancora lì. Minchia. Cosa ne pensi? Puttana, sei pieno. Check this out. Vai. Te lo regalo omaggio questo. Allora, quando vuole, signore, ti raccomando, non fare come il Molina. Oh! Oh! Allora, io ti consiglio di frenare, poi vedi te. È già in backflip! Ah no! Pensavo peggio, dai! Molto bene! Hai vinto una scatoletta di top. Per raggiungere il tuo scopo, devi andare full speed. Ok. Quindi adesso hai frenato, fatti 2-3 giri di prova, poi iniziamo a fare le capottine, te le spiego. Oh, io faccio le mie robe. Vai, full send! 5.40 subito. Ma tu lo sei già fatto, sei? No. Neanche in skate park, sei sicuro? No. Mi sembrava. L'ho provato una volta in foam pit. Ah, ecco. Allora, fa 3-6 giusto. Vedi che la rampa è tutta segnata da curve così. Sì. Allora, devi entrare centrale puntando verso la direzione opposta. E poi verso metà inizia a girare di là. Però deve essere una curva lieve, non deve essere una cosa secca. No, troppo. Manca un pezzo però. Qui è arrivato Andrea. Ecco lei. Quindi vado. Fammi vedere. Sì, ma non saluti neanche, non lo so, non lo conosci. Ciao, Andrea. No, ti mano la moto a quello forte, siamo spacciati. Visto? Ma ci posso fare un salto? Dai, sono qua apposta. Mi hai provato 3-6? Si può provare. Ma perché vuoi farlo in gara? Sì. Ah, ok. Tutto un test. Dopo ci impegniamo, dai. Ciao. Ciao amico. Grazie dell'incontro, ci è stato un onore. Ha detto che la prossima volta lo fa anche lui. Ci potrei pensare. Va bene, io. Io vado a lavorare. Ciao. Ciao. Ascoltami bene, puoi fare la cappotta, devi fare così, devi manual. Imparare, esatto, tipo manual, e poi spingi le gambe e devi cacciar via la bici. Ah, lo provo lì. No, subito. No, prova qui. Dai, mi schianto. Prima lo provi sul flat. Sì. Però ricordati di stare indietro col peso, mai tirare il bacino avanti così perché non funziona. Ok. Spingi con le gambe e tiri le braccia. A posto, andiamo a provare. Allora, ti faccio vedere. Guarda bene. Sì. Hai capito? Allora vado. Full send. È semplice, dai. Alla prossima. Full send, never regret. Do it for the crowd. Non è vero. Non è vero niente. Oh, ma non è possibile che è la prima volta che lo provo. Ci vediamo al Craigward. Io non ci credo. Con la pit, con la pit. Assurdo. Sto qui anche domani, faccio solo back. Guarda, se mi dici che non l'hai mai provato non ci credo. Giuro, te lo giuro. No, no, devi giurare su qualcosa di importante. Sulla tua bici che devi... Sì, complimenti. No, ma... Grazie. Complimenti. Terzo tentativo. Se non lo chiudi, mi licenzio da solo. Ma se lo chiudo al terzo tentativo è un problema per te. Stasera festeggiamo con 10 kg di tonno. Frena! Ole! Uè!
Complimenti, stasera sbocciamo. Tonno! Oggi abbiamo dimostrato che con le istruzioni di Diego e una persona che sa usare il suo corpo bastano 3 saldi per imparare qualsiasi cosa, giusto? Giusto. Bravo. Quindi adesso si prova qualcosa di nuovo. Eh sì, dichiara cosa vuoi imparare adesso, nuovo obiettivo. Pronto allora? A posto! A questo punto... Ti spiego, facilissimo. Devi farmi questo esercizio qua per terra. Praticamente devi caricarti sulla bici indietro, freni e devi puntarti sul posto davanti. Così. Tu fai questo là in cima e sei in fronte. Perfetto, quando vai avanti frena. Okay. Adesso non hai frenato, rifare. Esico perfezione. Frena. Perché se tu freni, ma intanto blocchi il ruota, poi blocchi il pedale avanti, e sei più spingo. Alto e riesci a spingere meglio. Dichiara. E lo dico chiaro e tondo. Se lo chiudi alla prima, ti regalo tutto il tono naturale che mi hanno mandato. Va bene, qui la mano. Tutto, eh. Documentato. È tantissimo. Ti mostro la combo segreta della morte. Check this out. Ci siamo, motocross rider al suo primo tentativo di frontflip. 3, 2, 1, vai! Oh. Oddio! Oh, oddio! Si è giocato tutto il tonno, ragazzi. Tu pensavi di venire qua e io faccio tutto alla prima e so fare tutto qua. Eh sì, vabbè, dai. Tu mi spieghi le sue perplessità su questo trick. No, però non ho fatto niente praticamente. Sono arrivato su e ho fatto... no, cioè... vabbè. Tentativo numero 2. Proprio tsunami. Io non so più cosa dire qua. Me ne vado. Complimenti. Proprio tsunami, secondo giro incredibile. Ecco, magari se poi rimetti i piedi sui pedali siamo a posto. Vuoi vedere una combo della morte in frontflip? Sì. Che la vedi non ci credi. Bravi tutti, bravi. 4, Vai. Quasi. Facciamo la storia. Wow. Niente, abbiamo spaccato tutto. Come dicevo prima, la bici è già in vendita. Già venduta, anzi. Che ora lo chiudo? Butta via tutto! Incredibile! Ma questa è una magia nera! Non è possibile! 7 giri! Sì, incredibile! Pazzesco! Vendo tutto, ciao! Dimenticato tutto. Cosa fai? Ci hai preso gusto? Sì. Vuoi fare un altro salto? Ormai ci siamo. Allora, vediamo. Difficile. Con la pitta è ancora più impegnativo che in bici. Vai. Che bomba! È così vado a con la P. Va bene, oh, per oggi direi che sei divertito abbastanza. Sì. Quindi chiudiamo il video. Vediamo. Ma presto ci sarà un'invertazione dei ruoli. Voglio vedere Diego su una moto da cross in pista. E poi riderò un po' anch'io. Va bene, mi metto a disposizione per questa cosa, quindi faremo un altro video tra un po' con Diego che va a girare a casa di Mattia. Quindi per questo video è tutto. Ciao!